Allora, grazie e soprattutto grazie di aver realizzato questa iniziativa, mi sembra utile, efficace, opportuna. Prima di parlare un po' di noi, della Toscana, oltre che di Firenze, cercando di evidenziare due punti, la politica e la memoria in Toscana e diciamo quello che può essere l'aspetto positivo della risposta degli istituti e quello che cerchiamo di fare, però una premessa senza la quale io credo ogni considerazione perda un po' di senso, anche per riallacciare la tavola rotonda stamani. Cioè io credo che noi siamo in un momento in cui è in corso un'evidente lotta politica sul paradigma del calendario civile italiano, come è stato detto stamani. E quindi io parlerò di una terra felice che può essere alla vigilia di uno sconvolgimento politico, che io non mi auguro, ma che evidentemente non vorrei fosse inevitabile, ecco, perché faccio oggi, in cui, insomma, spero di no. Però questo credo sia fondamentale perché pone l'azione degli istituti in una criticità fondamentale. L'attacco che la rete sta subendo, e rinnovo la mia solidarietà a Trieste, a Lodi, a tutti gli istituti che sono sotto pressione, lo rende esplicito. Proprio perché questa rete è stato un soggetto positivo di politica della memoria, di solito si attacca chi è bravo, non chi non vale nulla. La Toscana cosa ha fatto? La Toscana è una regione che da molti anni, dal 2002, ha una legge per le politiche della memoria, una legge che tutela gli istituti della resistenza ed altri soggetti, una legge che quindi ribadisce l'identità antifascista della regione, che proteggendo gli istituti, tra virgolette, sostenendoli, protegge il patrimonio e la sua conservazione, ma è una regione che evidentemente poi ha declinato le politiche della memoria dando un'attenzione a quelle che erano le grandi linee nazionali. Riflettendoci un po' per venire qui da voi, è evidente che se è vero che noi abbiamo una legge dal 2002 che tutela gli istituti, cioè che garantisce diciamo una sussistenza agli istituti, pur non quantificandola e quindi sottoponendola anno a anno a una potenziale revisione, è vero che però il grande investimento anche della regione toscana, cioè anche della regione che ha nel simbolo il Pegaso, cioè il CTLN, cioè la regione della resistenza e dell'antifascismo, è vero che i grandi progetti sono legati al giorno della memoria, il treno della memoria, il Mandela Forum, che vanno a una realtà importante come quella del Museo della Deportazione, saluto Camilla Brunelli, la direttrice qui con noi e che è oggi una realtà importante anche di questa rete, ma è evidente quindi, per sottolineare l'aspetto che veniva fuori stamani, cioè di quanto il giorno della memoria abbia coperto tutti gli altri, che anche nella regione toscana questa è la giornata importante sul 15, diciamo sugli ultimi 20 anni. Lì sono i grandi progetti, i grandi e quindi i grandi investimenti finanziari, perché poi senza soldi purtroppo non si fa niente. Accanto a questo c'è stato però, e questo è significativo in una regione di sinistra, un'attenzione importante per il giorno del ricordo, quindi non è vero che non se ne siamo occupati, se ne è occupata in modo serio affidandole agli istituti e qui in particolare un ruolo importante, pioneristico direi, l'ho avuto l'istituto di Grosseto, Luciana Rocchi ne è stata protagonista, in un'attività che ha coinvolto via via tutta la regione nella formazione degli insegnanti e negli ultimi anni in un progetto sperimentale di formazione docenti di viaggio sui luoghi del confine orientale che ha avuto diciamo una prima esperienza e che ne avrà ora una seconda diciamo nel prossimo febbraio. Quindi un'attenzione crescente a queste due giornate. E sul 25 aprile? Sul 25 aprile noi non abbiamo qualcosa di analogo, abbiamo dei grandi investimenti nei decennali, questo sì, 50esimo, 60esimo, ricordo nel 70esimo, avendolo in parte vissuto, il grande investimento per la mostra Firenze in guerra e per altre attività, ma è qualcosa di diverso, cioè si interviene su un decennale, non sull'ordinarietà annuale. Questo io credo vada tenuto presente per
riflettere su quanto il paradigma vittimario sia prevalente anche in questa regione rispetto a un paradigma resistenziale, al di là della retorica del Pegaso. Poi, problematizzando, io devo dire che non mi sono stupito affatto di vedere i dati che illustravi prima, anzi, mi ha fatto piacere che ci siano iniziative sul 25 aprile, perché, devo dire, per la mia esperienza, nessuna scuola chiede per il 25 aprile. Non sono obbligate a farlo. Finché la Repubblica non impone alle scuole di fare iniziative sul 25 aprile, è evidente che non le faranno, sono già schiacciate e operate dalle altre giornate memoriali, quindi figuriamoci se... Quindi è già un qualcosa di positivo che ci sia attività. Quindi un grande nodo, un grande pericolo per questi istituti è di essere schiacciati dalle richieste esterne, anche occasionali, parcellizzate che arrivano, a cui però si deve dare risposta, anche perché sennò il rischio è che li facciano altri peggio di noi, o addirittura un altro esito, che a giro non è che c'è. Quindi questo è un grosso problema, però. Questa parcellizzazione. Allora, andando, diciamo, nella seconda parte, cioè che cosa si può fare, che cosa stiamo cercando di fare sulla didattica? Io, quando sono direttore, ho cercato di spostare l'attenzione non sugli interventi in classe, che si fanno soprattutto quando sono, diciamo, sostenuti da risorse delle scuole, quanto sulla formazione insegnanti. Io credo che la missione di questi istituti sia formare la classe docente, perché spetta agli insegnanti lavorare con gli studenti, proprio perché non deve essere un intervento occasionale quello sul giorno di ricordo, ma deve essere un'attività quotidiana, curricolare. Quindi il ruolo di questi istituti deve essere la formazione docente, oppure progetti particolari, tipo i viaggi, portano anche a competenze diverse in cui gli istituti, anche il nostro, facciamo tutti gli anni, per Mauthausen con la città metropolitana, cioè noi la memoria lo cura benissimo il Museo della Portazione da tanti anni, appunto Grosseto e Ricordo, quindi questi grandi progetti, ma non quella che dovrebbe essere l'attività del docente, cioè non dobbiamo sostituire il docente, dobbiamo formare il docente a scuola, perché se no non ce la faremmo, anche visto le tante richieste. Quindi un grande investimento sulla formazione. Lavorare con gli insegnanti significa lavorare non solo sul calendario civile, ovviamente, ma su tutto il curriculum, e questo restituisce agli istituti anche un po' di respiro, un po' di autonomia. È l'unico modo per non essere schiacciati, perché è l'unico modo per decidere noi i temi dei corsi di formazione. Allora, è chiaro che li dovremmo fare sui temi del calendario civile, ma lo possiamo fare anche sull'Italia repubblicana, e magari far capire come certi eventi del calendario civile hanno pesato anche su dopo. Insomma, questo sulla didattica. L'altro punto, creare reti. Devo dire, in Toscana probabilmente una mancata, tra virgolette, attenzione sul 25 aprile deriva dal fatto che fino ad oggi c'era una società civile, un associazionismo che rispondeva da solo, e che il 25 aprile se l'animava da solo, quindi non c'era bisogno che qualcuno sollecitasse un intervento. Io credo che sia un punto di forza stare dentro altre reti, l'ANPI, altri paesaggi della memoria, musei, tutto quello che in qualche modo possiamo contaminare, portando la cosa che noi possiamo portare, cioè la conoscenza storica. E poi questo si deve fare. Dice, si fa più che altro conferenza, è evidente. Questo è il nostro sapere. Poi, e quindi noi dobbiamo continuare a fare questo, se no chi le fa le conferenze di storia? Poi è bene contaminare linguaggi diversi, evidentemente, per cui se c'è unirci all'arte, unirci al cinema, ma portando la nostra competenza. E infine, un aspetto su cui ci tenevo però, è cercare di realizzare dei prodotti permanenti. Una delle cose sono più contento di aver fatto da direttore è essere riuscito a trasformare il sito della mostra Firenze in guerra in un sito permanente per restituire quella mostra. Quindi quella mostra è diventata una mostra permanente. E questa e quindi è per tutti, sempre, basta andare a vederla. Poi non abbiamo i mezzi per diffondere la notizia ed è difficile che si sappia. Però intanto c'è lo strumento. Quindi strumenti di questo tipo sono
anche strumenti di divulgazione, public history, dir si voglia, cioè che al di là dell'evento che poi a volte raggiunge sempre un numero inferiore di persone rispetto allo sforzo che ci mettiamo per realizzarlo, però realizzare strumenti di questo tipo può connotare la rete e l'attività di un istituto, perché è un, diciamo, un lascito che si fa, per cui le banche dati, c'è tutto il grande lavoro sul partigianato, queste sono grandi potenzialità, perché? Perché uniscono patrimonio, divulgazione e ricerca, perché poi noi siamo questi, e guai a perdere questa originalità di mettere insieme le cose, noi non siamo né solo didattica, né solo divulgazione, né solo ricerca, siamo tutto insieme perché siamo enti che hanno un patrimonio, dobbiamo continuare a essere questo. Ecco, lo possiamo fare sul calendario civile realizzando strumenti di questo tipo. Si fa molto poco sul 2 giugno, è vero, anche perché se il nostro, diciamo, committente della scuola, il 2 giugno sinceramente le scuole hanno alzo per la testa, però abbiamo fatto per il 70° del 2 giugno della Costituzione un grande lavoro sulla Costituzione grazie alla Regione Toscana, che ha portato poi alla web serie La Costituzione Giovane, che ora è sul online, su YouTube, uno strumento nuovo, secondo me efficace, un prodotto che rimarrà a disposizione del mondo della scuola e non solo, e di tutta la società. Un tentativo quindi di unire le competenze, le conoscenze di questo istituto con i nuovi linguaggi e i nuovi strumenti che certo dobbiamo usare, ma senza perdere la nostra connotazione, e quindi a partire da patrimoni e da conoscenze. Lo stesso stiamo facendo, mi sono inventato il 75° perché ho paura di arrivare all'80° e quindi sfrutto il 75° della Resistenza, anche per fare un progetto analogo appunto sulla Resistenza in Toscana. Speriamo appunto che non sia un lascito, ma che sia in realtà parte di un cammino che continui anche nel prossimo futuro. Credo che queste siano le due strade perché questi istituti, che non possono sottrarsi all'ondata di occasionalità che ci arriva dall'esterno, perché abbiamo anche un dovere civile di rispondervi, perché noi possiamo rispondervi con la correttezza della conoscenza storica rispetto a tante agenzie formative che non ce l'hanno ma che operano nelle scuole sul territorio. Accanto a questo possiamo però svolgere con collaborazioni, realizzando strumenti permanenti e formando gli insegnanti, un cammino autonomo che ridà anche un po' appunto una vocazione propria agli istituti toscani, alla rete nel suo complesso, e che quindi ci connota. Per questo forse iniziamo a stare antipatici a qualcuno, proprio perché abbiamo una connotazione di enti di cultura, e chi fa cultura forse in questa fase non è molto amato. Grazie.